Amici telespettatori e amici del web, dei social, abbiamo deciso di dare vita ad una serie di puntate, di rubriche, di approfondimento, di pillole, relativamente ad un libro, ad una pubblicazione di Giovanni Matera, La cassetta degli attrezzi, strumenti per il marketing e l'imprenditoria. Vedete, il fine non è quello di fare pubblicità ad un libro. Anche perché il libro ha avuto un successo notevole, è giunto alla quarta ristampa, ma vogliamo appunto far sì che chi vive il mondo dell'imprenditoria abbia degli strumenti per affrontare le varie difficoltà che si frappongono quotidianamente. E quindi tutta l'analisi dei vari capitoli, di quelli più rilevanti, per offrire questi strumenti. Però ovviamente dobbiamo prima presentare il nostro autore, che è Giovanni Matera, è un imprenditore, è titolare tra l'altro della Matera Arredamenti, presente alla Terza dal 1975. Vogliamo scoprire prima ancora dell'imprenditore l'uomo Giovanni Matera, perché da questo libro si nota una grandissima carica umana e emotiva e motivazionale. Chi è Giovanni Matera? Come è nato? Giovanni Matera nasce come tanti dell'epoca mia, come apprendista. All'epoca i nostri genitori ci portavano ai vari maestri, ci presentavano ai vari maestri. Nel caso mio è stato una maestra di falegnameria. Vi portavo una bottega. Portava una bottega, che si diceva proprio così. La presentazione era: maestro, mi prendi ragazza a bottega, insegno il mestiere, insegno l'educazione, dicevano così. Diciamo, c'era anche una storia di un qualcosa di educativo, di Di crescita educativo, sì. dell'uomo, Sì, oltre crescere che umano, sì. del lavoratore, diciamo. Sì, loro poi dicevano anche: se ci vuole lo scappellotto glielo dai. E loro, girandosi verso di noi, quando viene a casa ne avrai degli altri. Questo fa capire un po' l'epoca veramente, di come veramente la famiglia ci teneva che tu dovevi imparare un mestiere. Dopo questo andava avanti, quindi si faceva. Io praticamente ho fatto quella che è l'alternanza scuola-lavoro, che oggi si chiama. Oggi si chiama così, Si sì. chiama così, ma che non, in molti casi non lo è. Praticamente io fino al diploma non ho fatto altro che fare scuola bottega, quindi la mattina a scuola e il pomeriggio andavo a bottega. E Un uomo quindi nato dal basso. la cosa bella, cosa è successo? Che io al diploma, quindi potevo essere o la qualifica dei 3 anni oppure il diploma ai 18-19 anni. Praticamente noi in quell'epoca, tutti noi ragazzi, avevamo due possibilità: avevamo un mestiere nelle mani e avevamo anche un diploma, quindi potevamo scegliere. Poi c'era chi doveva continuare l'università e quindi continuava l'università. Però la differenza di oggi: avevamo un mestiere e anche un diploma. Oggi si ha solo il diploma, e questo è un po' un momento di buio, di bassa di questo Ecco, momento. Giovanni Matera, quindi abbiamo scoperto l'uomo, un uomo anche che ha avuto delle difficoltà. Leggevo così nella parte iniziale: un brutto incidente stradale, l'azienda in difficoltà, però proprio questo è stato il punto di partenza che paradossalmente ha fatto così esplodere la scintilla. Sì, ci sono stati anche dei momenti Bui. bui dove ci ho ragionato un pochettino e difatti nel retrocopertina del Ecco, libro, lo voglio leggere perché mi ha eccolo, leggi colpito. tu, perché io Pensare che dalla mi vita, emoziono un po'. si debba soltanto ricevere, oltre che un'illusione, è soprattutto un errore, poiché è lo scambio che ci migliora e arricchisce. Ciò penso sia l'insegnamento più importante che abbia potuto trarre dalla mia lunga esperienza di imprenditore e di uomo. Penso che la cifra, proprio l'essenza di Giovanni Matera, sia questa: il dare prima ancora del ricevere.
Sì, ed in effetti c'è stato poi questa tutto là che impernia tutto quello poi che sono state le azioni che ho fatto poi conseguenzialmente. Anche la nascita di questo libro va in questo senso, che è quello di dare ai miei colleghi artigiani, commercianti e professionisti degli strumenti che io ho acquisito negli anni, a partire dal 2004-2005. Io ho iniziato nella mia azienda un percorso formativo. Ho viaggiato anche su Bologna per un anno intero, andavo due volte, una volta al mese, mi confrontavo con altri 100 imprenditori del Nord-Est, proprio seduta ai tavolini, ci mancava soltanto il grembiulino come quando si andava a scuola, partecipando a questo percorso, partecipando ai tanti seminari, scrivendo poi, ho iniziato poi a scrivere degli articoli sulle varie riviste, praticamente poi ho raccolto tutto in questo libro. E che spero, ripeto, spero sia di utile ai miei colleghi come strumenti che li possono, possa aiutare anche loro a crescere, nella loro azienda. Ecco, io, e così concludiamo la nostra presentazione, ho visto l'aspetto umano, ecco, che è presente in ogni pagina, cioè l'imprenditore che deve essere ovviamente l'attività dell'imprenditore che deve avere un suo substratum, che è la umanizzazione del rapporto. Questo è importante. La persona prima ancora che il profitto. Perché solo la cura, il rispetto della persona produce il profitto. Sì, in effetti noi stiamo portando avanti anche un percorso formativo dove iniziamo dalla persona prima ancora che l'imprenditore e poi l'imprenditore che possa raccogliere le opportunità che il territorio offre. Molte volte quando ci va bene ci sono anche dei politici che fanno il loro dovere, non tutti sono uguali, però loro magari, io ho parlato con alcuni politici, ci cadono le braccia quando noi facciamo e facciamo e poi l'imprenditore non coglie queste opportunità. Dico, ma bisogna fare un po' di formazione sugli imprenditori, cioè partire dalla persona, farli crescere come imprenditore e poi magari potrebbero raccogliere tutto il tuo lavoro che tu stai facendo. Io parto da un altro principio, che se crescono gli altri, crescerò pure io, proprio in proporzione. La mia crescita è in proporzione a quanto io riesco a far crescere gli altri. E questo è il principio. È su questo che baso le mie azioni, baso anche quello che faccio nel sociale. Materia ed arredamenti molte volte si confonde molto con materia ed arredamenti nel sociale addirittura, perché facciamo tante iniziative nel sociale. Beh, questo ci porta a far crescere il territorio. E dico sempre io, se cresce il territorio, guardi, io parlo di territorio, non parlo di la terza, di castanelle, ma Certo. parlo di territorio. Se cresce il territorio, crescerò pure io. Quindi dare prima qualche cosa per poi poter ricevere. E vi assicuro che si riceve, vi assicuro, io assicuro, posso assicurare i miei colleghi che si riceve. Basta provarci. Bene, e allora, Giovanni Matera, la cassetta degli attrezzi, realizzeremo tutta una serie di puntate, di rubriche, di pillole. Per dare una mano all'imprenditoria, per far sì che si possa essere imprenditori felici e soprattutto si possa creare una collettività felice. Grazie, grazie Luigi, grazie Giovanni, è stato un piacere perché trovare, ripeto, imprenditori che sono prima ancora del loro ruolo, diciamo, nell'impresa. Ma che sono uomini con la U maiuscola, vi posso assicurare, in questa società non è cosa facile Grazie, da grazie ancora trovarsi. Luigi.